ultimo chilometro per il duo che si trova ancora, Marengo che ora aziona ancora il rapporto, cerca la selezione, Ruggi risponde, ma è Marengo il più scatenato. Ecco però che sta arrivando un altro plotoncino, una ventina di unità, ed è il team Fratelli Giorgi che trascina il tutto su colui che cerca ancora l'arrivo isolato, Alberto Marengo. Grinta, continua l'azione, alle spalle però il gruppo sta rientrando, ed eccolo qua Orsini, Orsini con Moscon, poi un drappello, ancora Colombo, poi si trova in questo gruppetto anche Bettinelli, Trabucco, Moscon, Campagnolo, San Marco, Varella. Abbiamo visto Peroni, Giacomo Peroni rientrare, e ora si va a 500 metri al traguardo. 500 metri, è un drappello che va a cercare la seconda tappa, la Torre da Rovri, Torre da Rovri. E parte la volata, e davanti troviamo San Di Marco, poi Pacinotti, ancora Giacomo Peroni, poi Vecchio, Gianluca Vecchio. Gianluca Vecchio che parte davanti, l'atleta della rinascita sacilese Ormelle. Gianluca Vecchio si volta, si è avvantaggiato, alza le mani, ma attenzione, attenzione, Consonni, Simone Consonni lo infila sulla riga. Mamma mia, Vecchio, ecco cane. Ed ecco qua, vince lui dunque, Consonni davanti a Vecchio, Peroni, Pacinotti, Barella. Torre del Rovere, Torre del Rovere, si chiude la seconda tappa con un finale suggestivo. Al photo finish Simone Consonni che batte Vecchio Gianluca. Consonni, quinta vittoria per te e questo veramente finale. Sì, esatto, è stato un finale molto difficile. 300 metri è partito davvero forte Vecchio, che sinceramente credevo di non riuscire a passare. Alzato, per mia fortuna ha alzato un po' troppo presto le mani e sono riuscito a batterlo proprio sul finale. Indossi la maglia a punti Class Eventi. Sì, esatto, sono molto contento di avere questa maglia e dai, proverò a tenerla fino in fondo. Dedica? Ma la dedico a tutta la squadra, a Lanfranchi che ci allena sempre nel migliore dei modi e appunto al presidente, a Riccardo Ferrari, insomma a tutti quelli che hanno contribuito a questa vittoria. Umberto Orsini, campione italiano, veste la maglia di leader Hertz. Una Bergamo che ti porta fortuna, avevi vinto da allievo l'Eco di Bergamo, organizzazione sempre Team 2003. Sì, oggi è stata una gara molto tirata, siamo andati molto forte. Nelle ultime due salite ho ottenuto le ruote dei migliori, ero coi primi. Sono riuscito a prendere la maglia di leader, adesso l'obiettivo è quello di arrivare fino in fondo e di vincere questa gara a tappe. La gamba è buona, adesso guardiamo la tappa di domani che secondo me è quella decisiva, dove si deciderà questo giro e cercheremo di riuscire a mantenere il primato. Gli avversari? Avversari, sì, ho Peroni vicino, ce ne sono tanti che vanno molto forte, domani devo cercare di stare con migliori, anche se sto bene, di ottenere anche una vittoria.